Ciao Bilancia, benvenuti a questa lettura di tarocchi per il mese di giugno. Qui con Mandala Tarot la stella. Carissimi, vedremo che accade in questo mese con tarocchi, oracoli, arcani maggiori, minori e gli charms. Iniziando dagli spiriti guida degli animali, totem, ai. Bilancia, iniziamo con lo spirito della Vespa. Se ne vedono tante in giro in questo periodo. 6 più 4, 10, fine di un ciclo. La Vespa punge, si sa, ed è qua per dirti che a volte la vita punge, la vita fa male in qualche modo. Forse avete chiuso una situazione, un ciclo di sicuro, ha raggiunto il suo culmine, il suo apice e vi chiede di integrare queste lezioni, queste esperienze vissute per poter aprirne uno nuovo e andare avanti. Vediamo che dicono i fiori di Bach. Abbiamo l'erba impaziente, detta anche non mi toccare. Ma che accade? Punture, non mi toccare. Bilancia, mi sa che è ora di perdonare e di perdonarvi. Ricordatevi che il tempo è solo un'illusione. Lasciate che le cose accadano, lasciate che il mondo scorra attorno a voi. Si tratta di fluire, di seguire un ritmo, di seguire una corrente. Ascoltate il vostro respiro, perché proprio da là il motore del ritmo, ritrovate questa calma naturale. Questo tempo vi appartiene, non dovete fuggirlo, ma essere presenti. Quindi siete impazienti che qualcosa giunga al suo fine, ma ci sono anche le apine, non solo le vespe che stanno impollinando, e le api fanno il miele, quindi non siate impazienti che il dolce della vita arriva, vi attende. Vediamo cosa dicono gli arcani maggiori e minori. Accade a giugno alla bilancia. E l'imperatrice, due arcani maggiori sotto il mazzo, il papa, tre arcani maggiori. Abbiate fiducia, portate pazienza e fiducia. Eh sì, dal passato si sta cuocendo questa morte, trasformazione e rinascita. Qualcosa è proprio finito. Quest'arcano è qua per ricordarvelo, viene a spazzare via tutto ciò che vi lega al passato, perché qua parla di dolci ricordi. Il 6 di coppe è la carta della nostalgia. Vi dice che è tempo di andare avanti, lasciatevi il passato alle spalle, bilancia. Se ciò che non è andato come voi desideravate, sappiate che avete domani un altro giorno, una nuova opportunità che la vita offre per ricostruire anche da zero, anche dalle ceneri, risorgere come una fenice. Perché? Perché abbiamo anche il 3, l'imperatrice vi attende, un'esplosione di energia creativa, di vitalità. In questo mazzo viene raffigurata come la dea Cerere, la dea dei raccolti, dell'agricoltura, dell'abbondanza. E il papa, che parla anche altro arcano maggiore di fiducia, di unione fra cielo e terra, unione degli opposti. Quindi portate pazienza e con carisma e creatività le cose miglioreranno veramente presto. Dovete superare questo ostacolo ora. Non siate impazienti, come vi dicevo, ma presenti. Anche nei momenti di dolore poi ci rendono sempre più saggi, ci fanno evolvere per diventare la migliore versione di noi stessi. Vediamo che dicono su questa situazione generale anche le foglioline di tè che consigliano per voi, per la bilancia giugno. Prima carta, una barca. L'alba, un cavalluccio marino e un uccellino. La barca parla di abbondanza, dice money or property, through an inheritance, winning or windfall. La barca parla di soldi o proprietà acquisite da eredità, da vincita al gioco, semplicemente da un'abbondanza che avete zappato tempo fa. Quindi è come se i dolci risultati arrivano, bilancia. Quindi sulle finanze, ok. L'alba di un nuovo giorno, l'abbiamo appena detto, nuove idee creative, nuove avventure, a fresh start, un nuovo freschissimo inizio. Cavalluccio marino, segno d'acqua, abbiamo questioni di famiglia e anche qua parla di fare come fa il cavalluccio marino che si lascia cullare dalla corrente. Quindi non manipolate, non cercate di andare controcorrente, ma di seguirla, bilancia.
Birdfly parla di messaggi in arrivo, news is on the way, quindi notizie attese che arrivano per voi. Bene, 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 vediamo adesso nel tema dell'amore cosa dicono gli oracoli e poi vediamo anche gli arcani maggiori su questa situazione amorosa. Qualcuno ha messo un piede in fallo, bilancia. Essere scoperti parla di tradimento o fare qualcosa alle spalle e qualcuno comunque viene scoperto. Attenzione se siete voi o se o qualcuno che spia e viene scoperto, insomma, ma qualcosa di che non viene fatto alla luce del sole, avete presente? E qua c'è una catena che si spezza, quindi questa scala che si spezza, questa catena porta a una catena che si spezza. Può essere la fine di una schiavitù, la fine di una relazione tossica, la fine di credo limitanti che abbiamo dal passato, anche una liberazione in ogni caso, che porta a un nuovo equilibrio, perché il 14 è anche il numero della temperanza negli arcani maggiori. E 10, Love Struck, ecco arriva la freccia di Cupido, ma mi sa che forse vi era già uscita anche il mese precedente questa carta. Vedete, Cupido però che è bendato e quindi vuol dire che è qualcosa di destinato, che l'amore arriva sì o sì per chi è single. Eh sì, o che se qualcosa si è rotto, un vecchio equilibrio in una relazione, qua l'amore potrebbe riscoccare. 10, il risultato, fine di un ciclo, nuovo inizio, porta questo Cupido. Vediamo cosa dicono gli arcani maggiori e le foglioline di tè rispetto all'amore che accade a giugno per la bilancia. Cavaliere di coppe, acqua. Si è girata una carta, il diavolo, arcano maggiore. Presente che il diavolo. Di nuovo, no, incredibile. Morte, rinascita, due arcani maggiori. Quanti arcani maggiori nella vostra lettura? Bilancia, diavolo e la morte. A cosa si riferiscono? Regina di bastoni e la forza, un altro arcano maggiore. Sei di coppe, vi è uscito di vol due volte, incredibile. È riferito al passato, nostalgia dei ricordi del passato, di un amore più sano, genuino, fedele. Vedete, c'è anche un cane, rappresenta la fedeltà. Allora, bilancia, iniziamo dal tuo passato. Qua c'è un cavaliere di coppe. Vi piace qualcuno, se, qualche segno d'acqua o qualche segno d'acqua ha avanzato proposte verso di voi? Qua parla dell'energia di Cancro, Pesci, Scorpione. Abbiamo messaggi, abbiamo le rose rosse, abbiamo un cavallo bianco, purezza di intenti, ma il cavaliere è un'energia giovane, ma qualcosa che potrebbe crescere. Dal passato nel presente abbiamo il diavolo. 15 e 13, tentazione, attrazione sessuale, magnetismo, ma anche desiderio di manipolazione e di nuovo la morte rinascita è qua per portare fine a una situazione o a un vostro atteggiamento. A un vostro atteggiamento forse, bilancia. Perché qua abbiamo poi una forza, il lupo perde il pelo ma non il vizio, qua invece abbiamo il leone, l'agnello. Chi è il leone, chi è l'agnello? O un giorno vi sentite fragili, vulnerabili da proteggere, un giorno dopo avete la grinta del leone o qualcuno che è così. E parla anche di un segno di fuoco, una regina di bastoni. Potrebbe parlarci di Ariete, Leone, Sagittario, segni di fuoco che porta passione, linfa vitale, una grinta, entusiasmo e una forte attrazione. Questo fuoco nella vostra vita. Ma sento che è più la vostra, questo è come se siete un po' divisi tra energia yang femminile, maschile, energia di do, ricevo o resto passivo o vado all'attacco. Può parlarmi anche dello scorpione, la regina di bastoni, che è la più sensuale di tutte le regine, legata all'attrazione magnetica. Poi insieme al diavolo ci fa pensare. Vediamo cosa dicono le altre foglioline di tè, amore, bilancia, giugno. Rainbow, forbici, una balena, voglio un'altra carta ed eccola qui, Broken Ring. Ok, alcuni di voi si stanno separando, altri di voi stanno conoscendo qualcuno di nuovo.
Firecracker, boom, esplosione, attrazione magnetica sotto Cavaliere di Coppe e Diavolo. Qua parla di un evento magnificente, può essere il fulmine a ciel sereno, può essere un colpo di fulmine, frecce di Cupido, excitement, qualcosa di eccitante che accade nella vostra vita, che dà serenità, rainbow, l'arcobaleno. Ti dice la parte più difficile di questa situazione è finita. Dopo il temporale torna l'arcobaleno, bilancia. Abbiamo le forbici e parlano di disappunto verso qualcosa o qualcuno, qualche situazione che è il caso di tagliare, come suggeriva la falce della signora morte, rinascita di quest'arcano, insieme a Broken Ring, che sono promesse spezzate. Parting of the ways in either romance or business. Quindi c'è una separazione in corso per alcuni di voi e delle forbici che tagliano, e infine la balena. Dice Great worry over nothing, che state magnificando, state facendo un problema molto più grande di quello che è preoccupazione sul nulla. Quindi vedete questo problema come pachidermico, ma in realtà forse le cose stanno seguendo un giusto corso di azione. Come vi suggeriva anche all'inizio, il cavalluccio marino, cercate di fluire come l'acqua che scorre, come il fiume, e non di dire no, non lo voglio. In certe situazioni che sono finite, bilancia, occorre solo l'accettazione. Detto così, ma è così. Vediamo anche che consigli vi danno le carte per tutti, per ex, per coppie, single, ritorno, ritorno di fiamma, relazioni, relazioni occulte. Che messaggi ci sono per la bilancia? Stab in the back. Kisses. Maschera, mirror e the butterfly. Allora, eh sì, allora chi si sta separando è perché è stato pugnalato alle spalle, l'abbiamo detto dall'inizio anche con questa scala che si rompe colto in fragrante, parla di separazione, dolore, delusione, un attacco inaspettato. Diavolo, morte, morte vuol dire che proprio è raggiunto il finale, magari in un modo in cui voi non potevate prevedere, però è come se la vita dice, ma allora così ti decidi finalmente a tagliare. In un modo o nell'altro. Parla di maschera, qualcuno non si mostrava esattamente per ciò che era, celava le proprie intenzioni, parla di non mostrare i veri sentimenti, nascondere la personalità, simulazione, delusione, gaslighting. E infine abbiamo anche The Golden Mirror, per questa situazione parlava di un narcisista, una persona molto assorbita dal proprio ego, una relazione che era da un solo lato, love bombing, quelli che all'inizio ti bombardano di attenzioni, di cura e poi spariscono. È come vi lasciano con le briciole per creare quella dipendenza affettiva. Se si tratta di questa relazione, fortuna che sia finita, bilancia, perché non si augura nessuno. E per chi invece con questa freccia di Cupido ha incontrato qualcuno di nuovo o è in procinto di incontrarlo, parla di trasformazione e di baci, kisses. Parla di amore incondizionato, dare, ricevere in equilibrio, affetto, innamorarsi, quindi buone notizie. E la farfalla che viene a trasformare con la sua crescita da bruco a farfalla, evoluzione di situazioni in modo positivo. Quindi parla che relazioni che evolvono la nuova fase, guarire il bimbo interiore, crescita. Un po' tutti i messaggi, quindi separazioni da persone che hanno pugnalato alle spalle, maschere, persone egoiste, manipolatore. E infine invece evoluzione di altre relazioni che passano a una nuova fase e baci. Dal cuore, un messaggio dal cuore da parte dei tarocchi ed è un cuore alato, wow! Dice, quando andrai via da questo mondo, da questa dimensione, non porterai nient'altro con te che la tua anima e le memorie che hai condiviso con quelli che hai amato. Tutto il resto, bilancia, verrà spazzato via, è vero. Importa solo il peso del cuore, quanto abbiamo amato, quanto condividiamo questo amore con gli altri. Vediamo adesso cosa dicono gli charms, i simbolini per l'amore. Che indizi ci danno? Giugno, bilancia. Bilancia, abbiamo
Un cavalluccio a dondolo fa pensare appunto all'infanzia, alla tenerezza, ai ricordi di bambini, visto che c'è molta energia del bimbo o del bimbo ferito, del bimbo interiore ferito, sento in questa lettura. Cullarsi, giocare, bisogno di leggerezza, credo. Abbiamo un leone che è apparso per ben 2 volte, segni di fuoco. Quando vi ho detto Ariete, leone sagittario, potrebbe essere che vi state relazionando proprio con un leone, ma rappresenta anche la fierezza, la nobiltà, agosto, se fosse un mese. Abbiamo un'ancora, piazzarsi fermamente, ancorarsi, radici, radicarsi, oppure segni d'acqua, di nuovo energia di cancro, pesci, scorpione, ma vuol dire fermarsi in un posto. La tartaruga, di nuovo, come l'erba impaziente, ricorda che chi va piano va sano e va lontano, di non avere fretta, che c'è lentezza, sì, in quello che state vivendo, ma che tutto arriva, di portare fiducia e una fatina dei desideri. Trilli è qui con voi, un portafortuna. Wow, scrivetemi nei commenti come risuonate con questi messaggi degli charms, dei simbolini, e vediamo adesso il vostro ultimo oracolo per questo mese, chi è il vostro alleato. Bilancia, giugno. Si è girata una carta, The Gift, incredibile, guardate, 23 fa 5. Come il Papa, e ci parla della fiducia, ma non solo, parla di un dono, di scartare un regalo. Avete presente quell'eccitazione che da bambini sentiamo, che ti friccicano le mani prima di scartare un pacchetto? Cosa ci sarà? Cosa ci impazziamo dalla curiosità, anche da adulti, perché parla anche di curiosità. Vedete, sotto questo cielo grigio e gelido di neve, vediamo una donna piumata insieme a questo cigno, come se fossero la stessa cosa. Il cigno rappresenta la purezza, rappresenta anche la fedeltà, apparsa in diversi contesti di questa lettura, la parola fedeltà, che è importante, bilancia. E cosa ci sarà dentro questo pacchetto? Ma non lo sappiamo, però sembra un regalo da fuori, ma magari racchiude, anche se semplice, qualcosa di magico al suo interno. Magari c'è la realizzazione di un antico desiderio. Ricordiamo la curiosità, questo magico momento prima di scoprire la realtà, no? Quello che separa la nostra fantasia dalla realtà. Tra il sogno e la verità, un regalo ci ricorda sempre quell'eccitazione che abbiamo nei momenti speciali. Quindi ti chiede di essere curioso, di essere paziente, che dopo le delusioni ci tornerà l'arcobaleno, che c'è un regalo che ti attende. Alla fine di un momento gelido o di tempesta, di avere fiducia che tutto cambia, tutto cambia, tutto è impermanente, bilancia. Ma sappiate che è sempre per un disegno superiore che al momento non si capisce, ma che poi diventa chiaro col passare del tempo. Carissimi amici e amiche della Bilancia, anche oggi qui da Mandala Tarot la stella è tutto. Spero che abbiate risuonato con i messaggi di questa lettura. Io vi mando un bacione. Fatemelo sapere nei commenti e a presto, ci vediamo al solstizio d'estate. Ciao!